Lo sportello del cittadino è a Taranto, ci troviamo nella bellissima villa Peripato, presso la rotonda dei giochi, guardate che spettacolo meraviglioso, quanti ricordi affiorano, ricordo quando le domeniche dopo il catechismo con i miei genitori venivo così portato qui per, per giocare tra corse su questo, su questo spiazzo e presso l'angolo appunto dei giochi per i bambini ma mi è stata segnalata da più parti ripetutamente e da lunghissimo tempo questa situazione di assoluto degrado guardate qui i mattoni sono venuti meno e per lunghi tratti per lunghi pezzi di questa rotonda vedete i rischi che si corrono rischi che corrono soprattutto i bambini gli anziani che passeggiano possono purtroppo cadere facilmente inciampare e farsi male ma i rischi sono anche per i bambini che ovviamente frequentano in maniera più vivace e diciamo partecipa partecipativa questa questa, questa, questo è ciò che offre appunto la, la rotonda. Vedete, questi mattoni di fatto diventano dei corpi contundenti perché un bambino cade, la pelle è tenera e facilmente può ferirsi. Ma non parliamo solo di ferite, parliamo anche di infezioni. Che si possono contrarre considerando purtroppo il fatto che stiamo vivendo un periodo come tutti sapete di terribile pandemia non è un caso isolato non sono solo questi mattoni qui guardate qui proprio in presa diretta vi faccio un po una panoramica vedete qui vedete qui vedete anche più avanti incamminandoci e proseguendo il nostro cammino Vedete, è proprio un percorso di guerra. Sembra veramente una zona bombardata. Vedete qui, vedete qui i pezzi di mattoni proprio. Guardate, dei rischi enormi. Allora io dico: in attesa dei vari finanziamenti, degli stanziamenti economici, intanto avviso, metto in guardia l'amministrazione comunale perché, quantomeno, metta del bitume. Appi, tra virgolette alla meno peggio ma poi viva Dio che cosa ci vorrebbe a fare una pavimentazione davvero poco vedete qui addirittura un mattone si è completamente guardate guardate si è staccato è pericolosissimo guardate idem dicasi qui un, un percorso uno sguardo un affaccio al mare meraviglioso e poi una zona così deturpata allora dico, o ripavimentiamo tutto rapidamente perché i costi sono relativi, ma quando anche questo fosse tecnicamente impossibile per ragioni burocratiche, beh almeno mettiamo in sicurezza l'aria, togliamo questi mattoni, mettiamo un po' di, di bitume alla meno peggio e quantomeno assicuriamo la sicurezza, assicuriamo la pubblica incolumità. Che dire, da questa meravigliosa... Da questo meraviglioso polmone di verde, qual è la villa per i pato di Taranto, è tutto. Mi rivolgo alla sensibilità, faccio appello alla sensibilità dell'assessore ai lavori pubblici, eh, Vigiano, al sindaco Melucci. Proteggiamo i nostri bambini, proteggiamo i nostri anziani da pericolosissime cadute con tutti i rischi connessi.